Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto l'assessore Massimo Mezzetti che è qui presente, che è stato il creatore di questa occasione che credo sia uno dei momenti più alti della riflessione che in Regione si fa da alcuni anni su questo argomento e mi auguro che sia l'inizio di un processo che porterà l'Emilia Romagna a essere una regione pilota all'interno del nostro paese su questi temi. E ringrazio naturalmente anche Luca che ai temi della creatività e della connessione con le attività economiche dedica praticamente la sua vita, dalle pagine del Sole 24 Ore, dalle rubriche, anche l'ultimo suo pezzo domenica parlava di creatività e quindi diciamo si trova in media stress in qualche modo. L'argomento sul quale vorrei rapidissimamente intrattenervi è in realtà molto connesso a quello che ha detto Paolo Fabbri ieri. Paolo Fabbri ha parlato del processo di artificazione, cioè di una domanda di arte, diciamo, aspecifica che si produce nella società e che può avere un valore sociale e un valore culturale. Non è detto che abbia entrambi e a volte spesso le due cose tendono a confondersi. Il processo di patrimonializzazione va di conserva. Noi ci troviamo di fronte a una diciamo, realtà che dura ormai da alcuni anni, che non probabilmente si svilupperà in questo senso, in cui il patrimonio non è più individuato solo nella statica degli oggetti conservati dentro i musei o gli altri contenitori di cultura come le biblioteche e gli archivi, ma molta insistenza, molta enfasi si pone sul processo di patrimonializzazione, cioè sulla trasformazione di valore, di senso degli oggetti, anche queste due parole che abbiamo che Paolo ieri ha utilizzato, in una prospettiva che anche in questo caso può essere sia sociale che culturale. Non tutti i processi di patrimonializzazione attuali sono culturali, alcuni sono vissuti palesemente come occasioni per ricreare, diciamo, senso di comunità perduta, poiché i vecchi mediatori istituzionali sono saltati, perché non abbiamo più dentro la società quegli integratori che una volta erano legittimati a farlo. La cultura è rimasta uno dei pochi ancora che può essere utilizzato. Quindi c'è sicuramente una sorta di socializzazione del processo di patrimonializzazione. Noi però naturalmente siamo interessati alla che la cultura rimanga alla base di questo processo o perlomeno vi sia presente in forma specifica anche l'elemento culturale. Tengo subito a precisare che i processi di patrimonializzazione sono sempre esistiti. La creazione dei nostri patrimoni sono originati da processi di patrimonializzazione, cioè da modi attraverso i quali oggetti, per lo più oggetti nel passato, acquisivano un senso diverso rispetto a quello per il quale erano stati creati e soprattutto erano inseriti in una dimensione temporale diversa, perché l'elemento temporale, cioè storico, è assolutamente necessario per valutare il processo di patrimonializzazione. Il processo di patrimonializzazione è fatto per costituire una durata, per entrare dentro la società in una durata che può essere breve, lunga, pensate eterna, eccetera, eccetera, che però è diversa dall'uso immediato che, per i quali questi oggetti cambiano di senso. Devo dire che questi processi oggi hanno anche, non sono più solo processi di tipo, sono processi di tipo locale e di tipo globale. Cioè processi di patrimonializzazione intesi in senso di investimento di senso, in realtà più che dalla tradizione italiana che fino ad oggi è rimasta molto legata al tema dell'oggetto e dell'istituzione che lo deve riconoscere e curare, che è il codice fondamentalmente, sono stati influenzati da processi internazionali. Questi processi internazionali sono visibili in due filoni, pensiamo alla Convenzione UNESCO del 2003 sui beni immateriali e poi la Convenzione di Faro del 2005 invece di ambito europeo. Perché sono stati influenzati da questa, c'è questa influenza internazionale, poi arrivo subito al dunque, ha dei riflessi molto forti su questo terreno, diciamo, locale di cui parliamo. Perché
senso, in primo caso, la Convenzione UNESCO ha utilizzato, cerca di utilizzare il tema culturale, cioè la salvaguardia, non in senso folclorico e etnografico, lo dice esplicitamente la Convenzione, ma in senso attuale di salvaguardia di comportamenti sociali in società che non hanno oggetti e che non hanno delle memorie stabilizzate, in una prospettiva, io direi, postcoloniale. Cioè l'idea è quella di ricreare in territorio del mondo nel quale questo processo di patrimonializzazione non è esistito come nella forma europea, delle, diciamo, capacità di tenuta delle società che si alleano con questa creazione di valore immateriale, cioè aiutando la promozione anche in senso di risorse, naturalmente. Poi ci siamo andati dentro anche noi, come italiani, con la pizza margherita e la liuteria di Cremona. Ma naturalmente la Convenzione UNESCO non era pensata per noi, era pensata viceversa per un ambito molto diverso, che è quello di una certa tipologia di paesi del mondo. La Convenzione di Faro del 2005 è anch'essa un'origine politica internazionale, non culturale, ed è fatta per mettere in relazione tre cose che sono le risorse, come vengono chiamate, cioè risorse materiali e immateriali, gli spazi e i popoli, gli attori, diciamo così, attori non declinati, che in una negoziazione definiscono dal basso quello che può essere il progetto patrimoniale della propria comunità. Non sfuggirà a nessuno che questo tipo di approccio ha come origine la fine dell'ex Jugoslavia, l'idea di dover rafforzare dei legami dentro comunità che sono completamente disgregate, e quindi l'elemento culturale e l'elemento patrimoniale inteso in senso immateriale, ovviamente prevalentemente immateriale, ha la funzione di fungere da, diciamo, da facilitatore per la ripresa di legame sociale che altrimenti in un'ottica puramente politica e negoziale sarebbe difficile oggi da creare. Questa è l'origine. Però che cosa è accaduto? Che questi due filoni, che ripeto, vengono da fuori, usano il patrimonio in una concezione completamente diversa, arrivano anche nel nostro territorio. E le comunità, piccole, grandi, gruppi sociali, cominciano a produrre domanda di patrimonializzazione. Sulla scorta di questa visione cominciano a porsi delle domande: perché non abbiamo diritto anche noi di costruire il nostro patrimonio, visto e considerato che vale per Bali, vale per Sumatra, perché non lo possiamo fare anche a Reggio Emilia, a Modena, a Ceri? E che cosa è accaduto? Che le comunità attivino queste relazioni direttamente con i livelli internazionali, bypassando livelli cosiddetti istituzionali, statali, è un processo interessantissimo, perché questo vuol dire che noi, senza che l'abbia detto nessuno, ma nella prassi stiamo integrando delle modalità culturali di patrimonializzazione accelerate da processi politico-sociali di livello internazionale e li carriamo sulla nostra realtà locale con delle finalità non sono ovviamente quelle, diciamo, per cui sono stati concepiti, ma hanno lo stesso risultato, cioè una domanda dal basso di patrimonializzazione, una domanda orizzontale di patrimonializzazione, quindi una moltiplicazione del processo di patrimonializzazione. Cosa molto interessante, perché è chiaro che questo, anche nel nostro caso, fa riferimento a un paese nel quale l'elemento culturale e patrimoniale rischia di restare uno dei pochi intorno ai quali si crea evidentemente legame sociale, cioè un'aura che in altri casi è venuta meno, e quindi anche noi, diciamo, siamo vittima di un processo più generale, diciamo che il patrimonio vicaria altre cose, in questo momento sta vicariando altre cose. Qual è il problema? Quali sono alcuni dei problemi? Beh, il primo è che questa domanda di patrimonializzazione, che poi spesso si traduce anche in una domanda di musealizzazione, e questo è un po' paradossale, ma dà l'idea della confusione culturale nella quale ci troviamo, le due cose potrebbero essere benissimo tenute divise, ma nelle comunità spesso una è propedeutica all'altra,
crea una domanda indiscriminata per la quale non ci sono risorse. Per cui noi siamo paradossalmente di fronte a una moltiplicazione di musei, che con Massimo sappiamo bene perché, diciamo, la regione è uno dei soggetti che sostiene questi processi di diciamo, tutela culturale e di patrimonializzazione. Grande domanda a fronte di un definanziamento costante dei musei e della cultura a livello dei comuni, a livello della società. Quindi le due cose, o il poco, a parte la regione Emilia-Romagna, le due cose non stanno insieme. Come mai le due cose si manifestano nello stesso tempo? Perché il processo di patrimonializzazione, secondo me, oggi è soprattutto un bisogno sociale e socializzato, non è un bisogno culturale, cioè non ha molto spesso quel diaframma temporale che è necessario mettere all'interno di questi processi per poi giustificarne l'investimento costante nel medio lungo periodo. Processo complicato, che naturalmente significa che certe cose si possono finanziare e altre no, cioè selettivo, altra cosa che diceva giustamente Paolo ieri. E qui invece non si fa selezione, si prende la domanda, ma non si fa selezione. Allora, è chiaro che è studiare questi fenomeni, che sono fenomeni macro, che non sono mai avvenuti nel nostro paese, perché fino al 1980-90, diciamo fino al testo unico del 99, il nostro era un paese che di queste cose, le nuove forme di patrimonializzazione, la possibilità di usare tecnologie per riuscire a creare, a secondare questi processi e quindi in qualche modo allargare questa fruizione. Queste cose non erano alle viste. C'era sempre stato il tema del museo, della tutela, della conservazione, la valorizzazione avveniva attraverso studi, mostre, cose del genere, tutte cose utilissime, ma che non avevano la forza, l'impatto sociale che stiamo oggi verificando a livello nazionale e soprattutto internazionale. Quello che come IBC ci proponiamo di fare è entrare dentro questo processo, che è globale e locale allo stesso tempo, cioè non capire e restituire a livello pubblico i termini, il loro significato, il dibattito che non può essere evitato, perché qui ci sono macro problemi di carattere sostanziale a livello europeo e mondiale e dall'altra parte micro problemi a livello locale e dall'altra parte su questo costruire anche processi di reale partecipazione che possono in qualche modo integrare la patrimonializzazione tradizionale con un'altra domanda di patrimonializzazione che in questo momento è cresciuta nella società tenendo conto della sostenibilità di questa cosa. Devo dire che in questo c'è dietro l'impresa, perché le imprese, una parte del mondo dell'impresa si sta patrimonializzando. Cosa vuol dire? Che sceglie, che rispetto alle attività economiche tradizionali, sceglie deliberatamente di investire nel proprio brand, patrimonio culturale, modificando la natura, adesso io, dei capannoni, creando archivi, creando fondazioni per valorizzare la propria tradizione, che dà l'idea di come questo effetto, questo fenomeno sia ormai diffuso a livello sociale. Quindi ci sono anche attori, grazie a Dio, che hanno la disponibilità di assecondare questo fenomeno in una maniera sostenibile. Quindi, diciamo, non siamo solo pubblici, tra virgolette, ci sono anche, grazie a Dio, privati che interagiscono con questo, e noi siamo molto consapevoli che questo rapporto è assolutamente positivo, importante, e che è, come vedremo, credo, nel corso della giornata, anche foriero di innovazioni sotto il profilo tecnologico che possono essere poi applicate anche in altri contesti. Quindi l'IBC vorrebbe fare questo, essere quindi non soltanto il luogo in cui, nato nel 74 per tutelare i beni culturali nel senso tradizionale, continua questa sua vocazione che è strutturale, no? Quindi catalogo, conoscenza, valorizzazione tradizionale, ma occuparsi, affiancare le comunità nei processi di patrimonializzazione per essere in qualche modo facilitatore da un lato, ma dall'altra parte anche
un soggetto che va a distinguere concettualmente quello che si fa, perché non possiamo pensare che sotto la parola patrimonializzazione si infili tutto come attualmente si fa, sottraendo poi risorse alla patrimonializzazione vera, tra virgolette, cioè che ha a che fare con scelte delle cose o materiali immateriali che si intende poi trasferire in un futuro. Grazie.